Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti in un nuovo appuntamento dei Gusta Box. Dico sempre le solite cose, però mi sento di dirle proprio per evitare. Allora, giù nell'info box io non collaboro con The Gusta Box, infatti giù nell'info box troverete un link. Questo link non è affiliato, però se ci cliccate sopra vi permette di ricevere la vostra prima box a soli 9,99€ invece di pagarla 15-16€. Ovviamente dal momento in cui acquistate tramite il mio link io ricevo 50 punti, ma dal momento in cui voi effettuate l'ordine anche a voi The Gusta Box vi rilascerà un link con codice sconto oppure solo il link da fornire a amici e parenti, così che fate lo stesso giro. Quindi io direi di non perderci in chiacchiere. Questa è la The Gusta Box di ottobre. Abbiamo sentito un po' di vocine che dicono che è una bomba. Ovviamente noi ci vedremo, oltre speriamo a questo dell'unboxing anche al video challenge che io faccio sempre. Sì, ce ne sarà anche un secondo. Finalmente siamo arrivati a ottobre. Sicuramente settimana prossima vedrete lo spacchettamento della Cold Box. Quindi incrociamo le dita. Prego. E vado, apro. State con noi a fine video che vi leggiamo tutti i pezzi. Sì. Però già mi sono esplorata una cosa, quindi la prendo. Ovviamente sempre tutto ben imballato. Non guardare che questi colori sono talmente forti. Okay. L'altro gemello ce l'abbiamo là. Ok, va bene. Fonsis, se non ti ricchi le dita godi solo a metà. Gusto lime e cocco. Vabbè, novità. Croccanti di mais. A sapere, ma... aspettavamo. Ok, non vedo. Va bene. Cioè, che quelle dopo le dobbiamo anche assaggiare, quindi. Vai, pesca. Me la avvicino un po', perché... Dietetic. Pura dolcezza pocket, dolcificante, liquido senza conservanti, aspartame, glutine, 500 cucine. Ovviamente zero calorie. Si ecco vede? Così perché abbiamo avvicinato un po' la videocamera. Sì, io l'altra volta ho preso, cioè trovai sempre di questa box la stevia, e in realtà mi sono trovata bene. Sì. Le bustine. Ok, la trovate. Secondo me l'hanno fatto anche un pochino gioia a tema Halloween. Questi colori sì. Frittella e vabbè, questa qui ho con succo di frutta. Caramelle gommose. Sono sempre caramelle gommose, però queste sono le mie preferite. A me non piacciono queste. Adoro. Farò la challenge solo per te. Sì. Vai. Ah, spero siano tante cose. Allora, doppio cioccolato. Lindor, doppio cioccolato. Quindi solo cioccolato. Sì. Però lo sai questa? Questa è una novità, una novità. Mi piace questa confezione. Ti fa rimanere un po' così, ti aspetti tipo cioccolato e frutti di bosco a malena, invece no. Mi piace questo. Doppio modo cioccolato. Ma raga, i pack della Lindor. No, cioè, lasciamo stare. Ricordi quando andavamo da Linda al centro, dalla Reggia, tu l'hai detto a Caserta. Sì, spettacolo. Bevanda. Immancabile. Fusti, tè nero, pesca e rosa. Non l'abbiamo assaggiato questo, No. Mi ispira. Cioè, noi in estate ci siamo fatti una cultura di tè e... Eccola qua. No, veramente. Oddio, mi sto un po'... Non dobbiamo correre perché ho paura che finisca. Eppure io. Vai. 100% plastica riciclata. Ho paura che non riuscirò a parlare 24 ore. Allora, prendo una cosa con il pluriball, come al solito. Sarà una challenge liquidi. Bavaria. Ovviamente sempre ben imballato. Prego. Birra. Sì, vabbè. L'assaggeremo ovviamente. Non so quale sia la caratteristica. Va bene. Non ce ne intendiamo. Se qualcuno lo sa, oddio, quante bevande ci stanno delle latte. Sarà più, secondo me sarà più sfizi. Ah no. Raga, abbiamo provato due mesi fa, forse, sempre della Gentilini, sono quelli della classici. Ah. No, adoro. Brasil al cacao. Questa per colazione. Adoro. Ok, questi mi piace. Questo proprio sti pack fatti come bene. Questi ma sono con miele di fornitura. Spontanee, solo con burro come da tradizione, grano 100% italiano. Da sempre, senza olio di palma. Ma sono monocosi, monodose? Senza grassi, sì, sicuramente. Adoro. Oddio, gli ultimi no. Era proprio la stecca, quindi non lo so come sono. Ok. Vai, pesca. Mi piace.
Vabbè, che questa box è sempre una gioia. È una cosa enorme. Bauli, abbiamo provato una volta, erano vuoti. E io integrale, dissi, solo senza niente. Erano vuoti, che io dissi questo con un po' di crema e gli hanno fatto. Latte fresco e vaniglia anche, adoro. Della Bauli. Raga, io l'ho detto nel video, eh. Quindi, l'ho visto i miei video. Non vedo l'ora di fare colazione. Fatti una novità, 7 cereali e semi. No, raga, duro, mi ispira. Mm-hmm. Anche perché l'altro era buono. Molto buono, senza niente, come figura. Questo è un po' riscaldato anche. Nella stabilendo. Ok. Vai. Devi pescare tu? No, ho pescato io questo. Sicura? Sì, sì. La vedo dura. Sì. Coca-Cola zero zuccheri. 100. Oh, io adoro. Piccolina. Vabbè, quella. Però è la classica. Ma sì, penso di sì. Ah no, aspetta, perché quelle zero calorie, queste zero zuccheri, ok. Vabbè, però alla fine come valori siamo uguali a quella zero. Vabbè, comunque questa è bellina. 150 ml, se devo quanto sono quella. Sono 150 ml. Che è scritto qua? Vabbè, alla fine la grande è sulla scena, boh, ritorniamo ai bicchieri della Coca-Cola, di, sì, cioè i bicchieri di McDonald's con le bevande dentro. Devo andare io. No, vedi tutte e due ribollo qua. Ma se non mi sono rimaste le ultime due cose. Vabbè, prendo questa. No, non è vero. Pochi tanti. Mermamic. Passata Agromonte siciliana con datterino. Mica ci stanno le pellicce. No, no, la vedo abbastanza. Mia sorella odia le pellicce. No, la Mi vedo piace abbastanza. Ma secondo me questa è buona. la Ecco qui. Allora. Prego. Vada. Non fa che basta. Non appena. Allora, Santa Alpera dolce di natura senza zuccheri aggiunti. A me non piace Santa. questo. A me non piace il succo a pera. Ok, manca a me. Ace tutta la vita. Però lo proverò solo per te. Vai. Però, forse era più corposa la scorsa. Un'altra di questa. Cioco, allora, questo è il marchio Tet. Choco Leibniz. Non so cosa significhi. Biscotto croccante incorniciato da una tavoletta di cioccolato fondente. Ah, fondente. Devo dire la verità che si basa molto sulla molto colazione. sfiziosa, no? È molto più sfiziosa questa estate, non ci puoi fare un pasto completo, diciamo che. Ma io challengeava ciò stesso, ragazzi. Mangiamo biscotti tutti i giorni. Prego. Meno che non vediamo cosa esce in quella fondo. Vai. C'è ancora altra roba. Sì. Ultima. Ah, ne ho presi due. Vabbè, vai, io prendo questa. Lo hacker! Ma questo già l'hai provato, se non sbaglio. No, questo. No, non No, 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 lo so, lo sai. no, no, Allora, no. dark 60% con all'interno il wafer. Eccola qui. Crispies di wafer. Tu invece? È 100% latte, penso, con cioccolato cioccolato al latte. al latte. Oddio, Mita, sarà un po' dura. molto sfiziosa Sì, però sarà come molto dura sfizio. fare una challenge. A meno che non dovessi avere ancora un pacco di pasta dell'ultima degusta box che non ho provato, e così ci faccio un bello spaghetti. Sì, ce l'ho ancora. Raga, È valida come cosa? il bonus. Perché Ok, sono tutte se cose volete che provo sfiziose. tutte queste cose, potete vedere il bonus. Vai, prendi carta e penna. Ok, secondo te qual è il rapporto del mese? Ma io penso lindo. No, non dice che su cosa te ho prodotto il No, mese. questa è la No, brochure. aspetta, è il. Allora, o è lindo e otic. Oh, Ok, beh, questo mi dice come Due gocce, utilizzarlo. cucchiaino di zucchero. Mamma mia. Allora, Allora, prodotto del aspetta, mese. prendete la calcolatrice e scriveteci il totale. Ok. Allora, prodotto del mese Lindo, 5,99. Cioè, già mi è arrivato prezzo Poi, Lohacker, le barrette 1,09 ciascuna. Starbucks.
Fonsis 1,55. Dopo dobbiamo vedere quanto li abbiamo pagati. 2 euro. Ok. Poi la salsa 1,39. Succo a pera 1,49. Coca-Cola 0,65 ciascuna. I biscotti simili, l'oro choc diciamo 1,79, frittella 1 euro, bauli cornetti 2,19, gentilini biscotti al cacao 1,69, la birra 2,59. Però aspetta, penso tutta la confezione. Tutta la confezione, diciamo una confezione da 3 bottiglie. Dimenticato il tè, l'hai detto? Poi il tè 0,79 e... come si chiama? Gentilini, i biscotti. No. Il tic. Il diet tic 1,99. Allora, quindi io secondo me ad occhi chiusi abbiamo sforato i 25 euro. Li abbiamo proprio sforati. Ok, che dire, tutto sommato... allora, topo. Abbiamo sforato. Forse come prodotti, ecco. Parlo per me pure perché per realizzare una challenge, queste cose qua di solito le fanno sempre tutte belle bilanciate, complete. Questa secondo me è stata non molto bilanciata. Io la vedo principalmente sulle novità, ovviamente è stata basata, però sulla colazione dolce, praticamente tutto dolce. Sì, però nel salato ci sono solo le patatine. Sì, che neanche, perché alla fine è cocco e limone. Esatto. Ok, però oddio, tutto sommato sempre top, perché vabbè, degustiamo. Vabbè, avevano detto che fosse la box per le novità, bella. Perché principalmente ci sono tante novità. Sì, per però questo. A me piaceva di più quella dell'anno scorso. Nel mese scorso? Nel mese scorso. Sì, vabbè, sì, era molto più ricca. Vabbè, ma io non so immaginare novembre, ma soprattutto dicembre, perché... Oddio, sì. Perché adesso stanno comunque iniziando ad uscire novità. Quindi nulla, noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!